E continuiamo a parlare dei problemi del mondo del lavoro, perché dal sindacato arriva la denuncia di una situazione grave nel settore della logistica, fatta di caporalato e lavoro nero. Cooperative che prendono in appalto i facchinaggi dello smistamento pacchi. La denuncia è rilanciata dai sindacalisti che stanno girando i principali magazzini della logistica nell'estrema periferia di Milano con uno sportello sindacale mobile dedicato soprattutto agli stranieri, pochi dei quali hanno il coraggio o la possibilità di raccontare il loro lavoro. Questa è un'assemblea sindacale, come mai così in pochi siete venuti? Sì, sempre così, perché loro paura. Qua arriva adesso senza tanti documenti. Come arrivano a lavorare qui? Non lo so, lavora. Nero lavoro qua. L'85% di stranieri senza documento. Nessun documento. Adesso con documento falso. A caricare e scaricare i pacchi si trovano spalla a spalla spesso le dipendenze di cooperative diverse, lavoratori irregolari e regolari. Nosotros deberíamos fare 8 ore, non meno di 8 ore. Los extranjeros sin senza documenti adesso lavorano di più ore. 8, 9, 10 ore. Poi c'era questo capo di marocchini e questa cosa, sapere, man mano, sempre da colleghi, fa, ma non hai sentito cosa è successo? No, c'era questo che si faceva dare 20 euro se questo voleva lavorare. La cosa più terribile è che ci siano queste persone che non possono andare a denunciare la situazione di illegalità, perché appena l'andassero a denunciare verrebbero espulsi, e questo non è veramente degno di un paese civile.